Scusate, stavo ammirando i miei adepti assassini fare il loro lavoro in maniera veramente incredibile. Mi stava dando fastidio e io ho risolto così. Giustamente, direi. E torniamo da Egidio Troche, ragazzi. Intanto io, mentre ho sistemato tutti gli adepti e cose varie, che voi direste, no, beh, gli adepti che pare, no, invece è una cosa importantissima. Importantissimo, comunque 3.000 li abbiamo per fare questa missione. Che facciate davvero questo? A una condizione. Me li ridai. Tenete d'occhio i politici in città. Voglio che riferiate a Maria della Rosa in Fiore quali sono quelli che stanno aiutando i Borgia. E poi? Li farete scomparire? Si spera. Anche se quel figlio di un cane mi odia, è pur sempre mio fratello. Sta bene, andiamo. Ti seguirò fino al banchiere. Sincronizzazione totale. Non farti individuare e non toccare il suolo finché pedini il senatore. Ma è un tesoro questo. Con 20 fiorini. Va bene, non dobbiamo toccare il suolo e nemmeno farci individuare, però ne abbiamo i nostri assassini che faranno sicuramente il loro lavoro. Abbiate un po' di rispetto, idiota. Che serve quella danza diabolica? Egidio, a quanto pare siete pronto a morire da gentiluomo. No. Ho il denaro. Ah, allora cambia tutto. Il banchiere sarà contento. Siete venuto da solo? Sì. Vedete forse qualcun altro? Seguitemi. Si è saputo nulla di mio fratello Francesco? Se ne sta occupando Cesare. Spero. Qualcun altro. Allora, che cosa farete con il mio denaro? Il banchiere ama trattar bene gli amici. Quanta generosità. Cosa avete detto? A posto. Niente. Ho solo 4 dardi, pochi. Ma cosa fai il countdown? Cosa fai il countdown? Ma cosa fai? Non parlano più? Fantastico. Io me lo sto perdendo. Dov'è? È qui. Che culo. Cazzo. Egidio. Egidio. Egidio, no. Preso all'ultimo. Stavo già vedendo il fallimento davanti a me. Che roba. Ultimamente la città è stata invasa da monete di basso conio. Vari consiglieri. Dov'è Gidio? Gidio. Bilancini necessari per effettuare verifiche immediate. Ti ricordo anche le pene per la contraffazione. Ma non mi dare il countdown, è lì sotto. Oddio. Come sei fatto male a volte, gioco. Gli esercitano all'interno della città. Si chiede di evitare di eseguire la popolare ballata del ragazzino di Brescia. Che è la popolare ballata del ragazzino di Brescia?
Dimmi che vai a dritto. Lo sapevo. A posto. Dovrebbe essere come The Last of Us, che se ammazzi i nemici non sparando con... non usando la polvere da sparo, ecco, c'è più ricompensa quando li depredi. Dovrebbe essere così, che palle. Ammazzatelo. Buono. Tanto penso che il punto di arrivo sia il Pantheon, eh? Da quel che ricordo è così. Anche perché, vi ripeto, non posso toccare il suolo, quindi buona. Cioè, più là di lì non può andare, appunto. Egidio ha con sé il denaro. Bene, bene. Il banchiere ha in mente una serata speciale. Gli consegnerò i vostri soldi. Date qui. Trattenetelo finché non torno. Meglio non perdere di vista il denaro. Perché non mi rilasciate? Ho pagato. Mentre tu usciti nel Pantheon dal tetto, tanto... la sincronizzazione totale, me la vado a vedere. L'abbiamo fatta perché è stato pedinato, quindi adesso possiamo tranquillamente scendere. Sarà permesso? Che mi importa. Comunque, come si entra dentro il Pantheon dal tetto, lo so anche nella vita reale, anche se è tipo impossibile da praticare, però intanto c'è questo avviso che mi dà fastidio, sto manifesto. Che c'è? Che vuoi? E dai, che palle però. Deve contare il denaro di ciascun cliente del banchiere. Ma con la... per fortuna sta cosa l'hanno rimossa poi dagli Assassin's Creed dopo. Dopo Ezio l'hanno rimossa. Questa cosa dei manifesti, no, vabbè, è veramente indecente, dai. Madonna, voglio andarci io alla fiera della pasta per una settimana. Dove la fanno? Ecco, sei un coglione. Perché non avrei altre parole per descriverti in questo momento. Qua non ti arrampichi. Qua sì, bravo. E non me lo ricordavo così difficile introdursi nel Pantheon dal tetto. Oh, finalmente. Uccidi la guardia senza farti individuare. Ah. Questa è tosta. C'ho le vertigini a vedere questo. C'ho veramente le vertigini. Ora vai a uccidere il segno. Pensavo cadesse.
Potrei fare questo. Boom. Intascarmi 2100 fiorini è buona. Quindi a questo punto se vado a rubare lo scrigno. Tutto bene lì dentro? Dobbiamo andare, Luigi, o faremo tardi. Ah, Ezio, ok. Avete finito di contare? In realtà è Eugenio. Uccidetelo. No. Fortunato. Luigi dice di lasciarlo andare. Fate strada, capo. Arriva a destinazione in meno di 3 minuti. Ok, paese che vai sarebbe la risposta, usanza che trovi. Però dobbiamo farla perché sennò mi scoccia dividerle. Siamo in orario. Signore, non vi vergognate. Arriveremo per te. Secondo te, so che la città può disorientare, ma... Oh, cazzo, no. Andiamo dalla parte giusta. Di qua? Questa la fallisco sicuro. Non è dall'altra parte. Spero tanto che ci faccia. Signore, va tutto bene. Oh, e che palle. Non metto in discussione la vostra auto. Siamo in orario. Sì, vabbè, la fallisco sicuro. Tranquillo, siamo quasi arrivati. Ah, arriveremo per tempo. Secondo te ha dimenticato la strada? Spero tanto che ci facciano entrare. Signore, va tutto bene? Sta andando nella direzione sbagliata. Merda. Stiamo andando. Oh, però decidetevi. Arriveremo per tempo. Signore, va tutto bene? E alle punizioni per l'indecenza. Con il dovuto rispetto, ma il banchiere non è dall'altra parte. Spero tanto che ci facciano entrare. Di qua per forza. Ora sì che andiamo dalla parte giusta. Di qua? Boh, destra. Ora sì che andiamo dalla parte giusta. Spero tanto che ci facciano entrare. Oh, a castare! E andare! Il banchiere non è dall'altra parte. Sono sospesi i lavori di ristrutturazione e pulizia a Santa Maria del Popolo. Arriveremo per tempo. Presto avremo finito il lavoro. Di qua? No! Vabbè, l'altra la fallisco, lo sapevo. Secondo te ha dimenticato? Ora sì che andiamo dalla parte giusta. Ma il banchiere non è dall'altra parte. Anzi, c'è prelibate! Arriveremo per te. Di qua? Dove stiamo andando? Ora sì che andiamo dalla parte giusta. Insomma, siamo venuti di là, quindi è per forza di qua. Secondo te ha dimenticato? Quindi sul ponte. Siamo quasi arrivati. Siamo quasi arrivati.
1200 fiorini, ma ragazzi. Nine. Potete entrare. Noi non entriamo. Dovete pattugliare per ordine di Cesare. E ti pareva? Cesare è qui. Luigi è stato ucciso. Abbiamo trovato il cadavere al Pantheon. Luigi? Ma è appena entrato. Eh no,